Ok, una cordiale buonasera qui dal campo dei Giardinetti. Questa sera abbiamo il match di Unione Ferrovieri contro Alba Roma. Ferrovieri in tenuta bianca e Alba Roma ovviamente in tenuta azzurra. Allora, per quanto riguarda Unione Ferrovieri, la formazione è composta da Mazzilli con numero 38, De Angelis numero 27, Mollo numero 18, Cesaretti Enea numero 3, Antonini 22, Alteri 17, Dionisi 29, Gurgone 9, Ruggeri 15, Di Bartolomei 13, Mattaroccia 23, Pomponi 1, a Balle 14. Invece fra i titolari dell'Alba Roma troviamo Casanica con numero 1, Colaciccio con numero 11, Cosmai numero 16, De Santis numero 4, Lopresti numero 8, Mancini con numero 7, Minnini numero 5, Minutello numero 9, Palombi con numero 6 e Recchioni con numero 3. È iniziato adesso da pochi istanti il calcio d'inizio. Vediamo che la palla è già terminata in fallo laterale a favore dei Ferrovieri. È stata già battuta una rovesciata. Abbiamo una temperatura di 24 gradi qui a Roma, una leggera brezza, però si sta bene. Poca umidità, veramente una serata di settembre ottimale. Procedono i ferrovieri a centrocampo, provano a far girare un po' il pallone nella zona difensiva. Vediamo il difensore centrale che prova un inserimento in profondità per il numero 17, Alteri, però non può arrivare. Allora ecco che il numero 1, Casanica dell'Alba Roma, in completo rosso, può rilanciare questo pallone. Ancora i ferrovieri recuperano la palla in zona d'attacco. Vediamo un cross intramezzato, però poco efficace. Attenzione, un lancio lungo, non ci crede il numero 7 dell'Alba Roma, Mancini. Il pallone rotola tra i piedi di Pomponi. Ricomincia così dalla difesa l'Unione Ferrovieri. Ecco Mollo che si guarda intorno, sempre per Alteri. Palla finisce però in rimessa dal fondo, quindi andrà Casanica. Soluzione corta, quella del portiere. Vediamo l'Alba Roma che prova ad avanzare sulla fascia. Ancora sulla fascia, si allungano i giocatori. Sempre il numero 7 che prova il tiro di poco al lato. Il numero 7, ricordiamo che è il signor Mancini, Daniele. Classe 1986. Ricordiamo che questo è un match della Coppa MIV. Ancora i ferrovieri. Vediamo Antonini che la gioca indietro per De Angelis, che poi allarga per Mattaroccia.
Ancora De Angelis. Poi Alteri. Finisce a terra Alteri senza fallo secondo l'arbitro. Inizia così il contropiede con De Santis, l'Alba Roma. Sarà quindi un rimessa dal fondo per uno dei ferrovieri. Questa è la prima partita della Coppa MIV, prima partita in assoluto della nuova stagione. Anche la prima partita del zio Riccardo che riprende sulla pagina del campionato d'Elite. Martedì, quindi domani, ci sarà Real Miami contro Maccabi. La telecronaca sarà di Cesaretti e Fiori. Ore 9:15. Sempre online sulla pagina del campionato d'Elite. Mercoledì un altro appuntamento tra Locomotive Casilina e Lupa Amatori. Sempre la telecronaca di Cesaretti e Fiori. Sempre live su Calcio Elite. Giovedì invece, sempre ore 9:15, ci sarà il Sobat che sfiderà il Montagnola. Ancora una volta, telecronaca di Cesaretti e Fiori. Questi sono i prossimi appuntamenti per la settimana. Oggi, in contemporanea alla nostra partita, disputerà il match Borgo Rosso e DLF con la telecronaca a cura di D'Ambrosio. Vediamo, l'Alba Roma prova un inserimento lungo per Mancini che entra in area di rigore, prova un tiro semi al volo, un mezzo tiro rovesciato, girato. Però il portiere, senza problemi, manda la palla in calcio d'angolo, non riesce a bloccarla. Il calcio d'angolo per l'Alba Roma. Primo della serata. Non ci arriva di niente il giocatore dell'Alba Roma a colpire di testa, allontana così la difesa. Ecco il 23 Mattarocci, cioè in posizione regolare, mette una palla in mezzo, bassa e tesa, ma nessun problema per Casanica che riesce a bloccare il pallone e a far ripartire il difensore, sempre dal suo lato destro. Ancora De Santis prova un lancio lungo per l'attaccante, ma il guardalinee ha alzato la bandierina segnalando la posizione irregolare. Calcio di punizione già battuto da parte dell'Unione Ferrovieri. Ecco Alteri di nuovo in posizione irregolare. Altro calcio di punizione, questa volta a favore dell'Alba Roma.
capitano sul pallone, già battuto col numero 5 Mennini. Cross lungo corridoio destro. Vediamo, avanza il numero 9, prova il tiro, ma riesce a deviare il pallone. Pomponi. Attenzione, finisce a terra in area di rigore un giocatore dell'Alba Roma. Ecco il 7 che prova un tiro, ma un pochino fuori misura, da una posizione molto angolata. Il 7 dell'Alba Roma è sempre Mancini. Rimessa laterale già battuta dall'Unione Ferrovieri. Attenzione, rischia l'errore difensivo. Fanno girare il pallone, i ragazzi si guardano intorno. Un lancio profondo, ben orchestrato dal numero 14 dell'Unione Ferrovieri. 13 di Bartolomei. Attenzione, una piccola gaffe del numero 3, però recupera subito con un bel contrasto su Antonini. Era il numero 3, Recchioni. Calcio di punizione a favore dell'Unione Ferrovieri. Già battuto. Alteri che si gira, poi perde palla di Bartolomei. Ancora l'Unione Ferroviaria con un lancio lungo, questa volta in posizione regolare del 17 Alteri. Prova il tiro, però alto, alto. Quindi si riparte da Casanica. Sempre battuta corta del portiere dell'Alba Roma. Magari una tattica. Che se vedi poi in zona metà campo perde palla l'Alba Roma, ancora Alteri 1-2 con 22 Fazio, ancora Fazio 1-2 con Alteri, non è ben chiuso però questa triangolazione, poi Alteri entra bruscamente sul difensore. Vediamo l'Alba Roma che riparte con De Santis. Prova ad aprire il gioco l'Alba Roma portando palla centralmente. Pallone un po' lento, viene però ben gestito il numero 11, poi un lancio in profondità, nessun problema per Pomponi.
ancora i ferrovieri, provano a costruire l'azione, ad innescare un giropalla pericoloso. Finestra laterale per l'Alba Roma, già battuta sempre dietro verso la difesa. Ecco Recchioni, alza la testa, però pensa al lancio, ma ci ripensa passando la palla al capitano Minnini. Poi ancora il numero 4 De Santis. Un po' titubante l'Alba Roma, riparte sempre da dietro, molta prudenza, sempre con Recchioni che apre per Colaciccio. Poi ancora il 19. Gol dell'Alba Roma. Il marcatore, se ci aiuta la regia, vediamo se riusciamo ad individuarlo. Vediamo se riusciamo anche tramite il pubblico. Ancora lui ferroviario, errore in difesa. Riparte così l'Alba Roma. Marcatore, ci comunicano dalla regia il signor Lopresti. Lopresti, occhio, qui era lento la questione, pure un po' storto. Quindi marcatore dell'Alba Roma, Lopresti, al minuto circa 16. Lopresti con il numero 8, sì. Casanica fa suo il pallone senza problemi, sempre ripartenza corta sul lato destro. Recchioni, siamo indietro per Minnini, poi ancora De Santis, i ferrovieri provano a guardarsi intorno. Prova ad aprire sulla fascia, poi va centralmente per Alteri. Ecco Fazzi, prova il 1-2, un tiro sciabolato del numero 9, Gurgone.
Sì, riparte con Casanica. Sempre corto e sempre sul lato destro. Anticipa il numero 7 e riparte da Recchioni, poi ancora per De Santis, sbaglia il passaggio, regala la palla ai ferrovieri, quindi il 18 con l'esterno, mollo, prova ad allungare ma è accettato dal difensore, riparte l'Alba Roma. Ancora passo sbagliato, poi un altro rimpallo e si riparte da Palombi. Ancora Alba Roma, alza la bandierina l'assistente. Fazzi 1-2 col numero 13 di Bartolomei. Poi perdono palla però i ferrovieri. Pallone che rimane lì in zona metà campo. Eccolo Presti che allunga per il numero 11 Colaciccio, però non riesce a mettere giù, pallone un po' veloce, ora rimessa laterale per gli ferrovieri. Ecco i ferrovieri che ricominciano dalla difesa. Ecco il 22 Antonini allargare. Ancora i ferrovieri entrano in area di rigore, ma interviene il numero 6 Palombi. Ci mette il destro e allontana il pallone. Corre sulla fascia. Il giocatore dell'Alba Roma mette un pallone in mezzo, poi deviato da Mattaroccia, viene messo in calcio d'angolo. Sì. Lascio l'angolo messo in mezzo, lo presti, prova in mezzo a tre ad allontanarsi, poi perde il pallone ma conquista il fallo laterale.
un'uscita del portiere Pomponi, che allontana il pallone dal calcio d'angolo. Posizione regolare segnalata dall'assistente. Ancora i ferrovieri. Attenzione, viene fermato da dietro il numero 9. Gurgone. Mattaroccia sul pallone. L'arbitro sistema la barriera. Mattaroccia prova il tiro alto di un metro circa, forse meno. Battono corto i portieri del portiere dell'Alba Roma. Allontana il capitano Minnini. Andrà quindi rimessa laterale per i ferrovieri, battuta già da Antonini a cercare De Angelis. Si riparte da Antonini. Passa la palla per De Angelis. Ancora Recchioni di testa. Però il giudice di gara fischia un calcio di punizione proprio sull'intervento di Recchioni. Battuto corto. Proprio vicino, poco poco. Ancora i ferrovieri, ripartono la difesa, poi un intervento deciso del capitano Minnini, allontana il pallone, un cross dolce ma
inefficace perché non c'era nessuno ad accogliere questo pallone in area di rigore. Vediamo il 7 che prova il tiro, ma debole, una sorta di pallonetto. Numero 7 dell'Alba Roma, il signor Mancini. Arriva il gol dell'Alba Roma, ha segnato mi sa sempre chi è, sempre lo presti. Vediamo se si gira un attimo. No, il numero 11 o 21. Chi è? È l'11. L'11 dell'Alba Roma. Colaciccio. Colaciccio. Quindi 2-0 per l'Alba Roma. Ferrovieri che stanno soffrendo un pochino, soprattutto in difesa. Due gol abbastanza blandi. Ma anche in attacco riescono a creare l'azione, l'occasione come vorrebbero. Recchioni, ricomincia dal capitano. Che sbaglia il passaggio, Mignini regala così il fallo laterale all'Unione Ferroviaria in posizione buona, in zona d'attacco. Occasione però sprecata. Ora calcio fallo laterale per l'Alba Roma. Ancora una rimessa laterale, questa volta per i ferrovieri. Minuto 33 circa sull'orologio. Ancora Antonini mette giù il pallone. Poi arriva Ruggeri. 1-2, capitano sciabola. Questo tiro poi liscia il 3 Recchioni. Quindi fallo laterale in zona calcio d'angolo per i ferrovieri.
Vediamo l'11, l'autore del gol, Colaciccio. Ancora un tentativo di tiro cross. Riparte però l'Unione. Attenzione, un palo dell'Alba Roma. Palo su un bel tiro da fuori. Il 2017 entra nella rigore, prova un tiro ma la prende male Alteri. De Santis ancora per Minnini, poi allarga per Palombi. Occhio, vado, mamma mia, nice. Allora finisce in tribuna, passa un metro davanti alla nostra postazione. Ancora l'Unione Ferrovieri prova questo lancio a cercare il 15, Ruggeri, ma non ci arriva. E quindi ancora Alba Roma insiste, entra nella rete di rigore, uno contro uno, smarca tutti, il numero 9, smarca due volte il portiere e poi con un tapin la mette dentro. Numero 9 dovrebbe essere Minutello, Minutello se non vado errato. 3-0.
Nutello. Siamo agli sgoccioli del primo tempo. 3-0 per l'Alba Roma. Arriva ora il duplice fischio del giudice di gara. Facciamo un piccolo break di 5 minuti e poi riprenderemo col secondo tempo.
pochi istanti al fischio d'inizio del secondo tempo. Riparte adesso l'Unione Ferrovieri, subito aggressivi, cercare la palla centralmente, però la difesa dell'Alba Roma molto solida e compatta, riesce ad allontanare. L'Alba Roma, possesso palla, lancio lungo in posizione regolare, scatta il numero 20 ma non può arrivare, però non è troppo lungo per Canepa Gianmarco. Riparte così l'Unione Ferrovieri. Con l'esterno a cercare il 9, fischia però l'arbitro per fuorigioco di Gurgone, lancio di Mattaroccia con l'esterno del destro. Ricomincia dal fondo per la squadra dei Ferrovieri. Andrà Pomponi, gioca corto a sinistra per Cesaretti. Ancora Cesaretti. In mezzo per Mattaroccia. Ancora Mattaroccia, prova un lancio lungo, ma finisce direttamente tra le braccia di Casanica. Cesaretti con la testa per Pomponi. Ancora Cesaretti. In mezzo per il 23 Mattaroccia.
Fanno girare palla i giocatori dell'Alba Roma in zona difesa. Sulla linea del fuorigioco, il numero 9, è quello che vede il pallone, parte davanti al portiere. Non sbaglia, non sbaglia, una finta. Se è ancora lui, il numero 9. Veramente ottima azione. Minutello. Minutello. Doppietta di Minutello. Ancora l'Alba Roma in area di rigore. Prova il tiro, il numero 20. Numero 20, il signor Canepa. Però azione veramente strana perché il pallone è rimasto lì per qualche secondo, nessuno che è intervenuto. Non lo so, difesa dei ferroviari un po' scarica, un po' spenta, non so, questa sera. Calcio d'angolo sempre dell'Alba Roma, numero 10, Lazzaro. Prova ad avere il 16, ma fuori gioco assolutamente per fuori gioco poco. Poco, ma c'era. Secondo il guardaline di Cosmai. Quindi 4-0 il parziale per l'Alba Roma. Siamo al minuto 7. Numero 20 Canepa prova ad inserirsi ma viene fermato dai difensori. Riparte così. Rimessa laterale. Finalmente il Borgorossa è in vantaggio per 1-0 a 8 minuti dalla fine del primo tempo. Ha segnato Maiorana, quindi il Borgorossa è in vantaggio. Intanto torniamo alla nostra partita. Vediamo l'Alba Roma con il numero 18, il signor De Santis, che prova a servire il compagno. Palla che termina in fallo laterale.
Adesso dipende tutto dalla capacità e la voglia che avranno i giocatori dell'Unione dei Ferrovieri di reagire ad un 4-0 con mezz'ora di gioco. Si potrebbe fare, ma visto come sta reagendo la difesa dell'Unione Ferrovieri, penso che ormai il destino della gara sia già stato scritto. De Santis perde palla, forse è un'occasione interessante per l'Unione dei Ferrovieri, fermato in scivolata di Carrozzo. L'arbitro fischia però un calcio di punizione a favore dell'Unione dei Ferrovieri. Calcio di punizione, estrae anche il cartellino l'arbitro. Sì, se riusciamo a capire, dovrebbe essere il numero 17, Alteri. Cartellino giallo. C'è un cambio, esce il 9 dell'Alba Roma, Minutello, autore della doppietta. Forse è migliore il campo fino adesso. Entra il 21 Bellucci. Colpo di testa di Lopresti, debole. Vediamo l'Alba Roma che fa girare per le ba palla bene. Vediamo il Lazzaro che si guarda intorno. Serve il 22, ma sbaglia il passaggio di rientro della triangolazione. Riparte i ferrovieri. Col 22 Antonini. Ancora Alba Roma, 16 di ginocchio, allontana il 27. C'è un cambio. Esce il 14 dell'Alba Roma. No, esce l'8. Sta uscendo il numero 8. Doppio cambio. 8 per l'Alba Roma e 14 per Abalde. Lopresti è uscito, calcio d'angolo dell'Alba Roma.
direttamente fuori dal campo. Battuto male da parte del 16 Cosmai. No, il 18 era, il 18 De Santis. Lazzaro con l'esterno prova a mettere questo pallone. Ah, recupera l'Unione Ferrovieri e riparte con numero 3. Cesaretti. Alla zona d'attacco. Attenzione, arriva il gol dell'Unione Ferrovieri. Quindi 4-1. Un pallonetto. Marcatore? Marcatore il 22, se non andiamo errati, Antonini. Quindi 4-1. Sempre per l'Alba Roma. Siamo al 62esimo, più o meno. Quasi 63. Tutto il vento del 18 Cosmai su una palla aerea stoppata male, poi entra a gamba tesa su 23 Mattaroccia. Posizione già battuto per il 27, poi arriva Cosmai a bloccare il pallone, batte corto come al solito. Attenzione, brutto intervento qui. Brutto intervento. Cesaretti. Di Bartolomei. Ancora Cesaretti. E poi rimessa laterale per l'Alba Roma.
Calcio d'angolo dei ferrovieri. Azione lontana di rovesciata. Un difensore. Pallone che rimane più o meno lì. E poi finalmente viene allontanato per il Canepa. Ancora trattenuto però. Forse sarà il cartellino all'arbitro. Sì, c'ha il cartellino giallo in mano. Deviazione della barriera. Ancora calcio d'angolo, ancora De Santis sul pallone. Basso che rimane lì. Cesaretti. Mattaroccia. Recupera palla De Santis. Calcio d'angolo dell'Alba Roma. In due tempi, pomponi. Ancora l'Alba Roma riparte con Cosmai centralmente e prova ad allargare in posizione irregolare. Vediamo il VAR. Sì, era fuori gioco. Sì, l'abbiamo visto anche dal VAR. Confermato.
Cesaretti. Sciabolata. Riparte l'Alba Roma. Il 21 indietro. Bellucci. Lancio teso per il 20. Canepa. Manca due. Ah, Natalia. Numero 2 dell'Alba Roma. Ancora l'Unione Ferrovieri. Prova ad insistere su 4-1 al 74esimo. Quasi 75, un quarto d'ora da giocare, 3 gol da recuperare, diciamo un gol ogni 5 minuti di media bisogna fare. Pareggiare. Attenzione, un pallonetto prende la traversa del numero 20, Canepa. Pallonetto a tu per tu con il portiere che finisce in traversa e poi colpo di testa che finisce sopra la traversa. Riparte sempre l'Unione Ferroviari col 17. Pallone intercettato, ma allunga troppo in fallo laterale. Quindi Cesaretti per il 23. Mattaroccia. Casanica, corto, ancora 1-0, il Borgo Rosso allo scadere del secondo tempo, penso che sia finita qui la partita, quindi vittoria per 1-0 del Borgo Rosso.
posizione, non so. Sette minuti alla fine. Ah, sette minuti. Pensavamo di più. Quindi sette minuti, tre gol da recuperare. Un gol ogni due minuti. Insiste ancora l'Alba Roma però, eh. Cerca di fare il quinto. Cesaretti all'indietro per Pomponi. Pomponi ancora per Cesaretti. E Cesaretti ancora per Pomponi. Cambia lato. Ferrovieri insistono. 23. Mattaroccia. Apre per Cesaretti. Metà campo. Lancio lungo in profondità. Anticipato dal difensore. Il 16 allunga. Il 16 è il signor Cosmai. Calcio di punizione a favore dell'Alba Roma. 4 minuti. Cosmai sul pallone. Attenzione, di poco. Pomponi per Cesaretti. Ancora per Pomponi. Pomponi lancia lungo a cercare Alteri. Ammonito. Ancora Alteri.
poi c'è il 18, vediamo De Santis, va a prendere questo pallone per battere il calcio d'angolo. Già battuto, ecco De Santis. Pallone in mezzo, si gira di testa al 20, ma riesce a colpire perfettamente. Canepa. Calcio di punizione a favore del Ferroviere. Cesaretti. Ancora l'Unione Ferrovieri, Provenzese e passaggio filtrante, arriva il 16 in chiusura, Cosmai, ecco per il numero 20, fuori gioco, sì. Unione Ferrovieri, una delle ultime azioni è fuori gioco ancora. Alzato la bandierina. Dovrebbe arrivare a breve il triplice fischio. Eccolo, il triple fischio finisce 4-1 per l'Alba Roma contro l'Unione Ferrovieri. Andiamo ad intervistare qualcuno, magari a bordo campo.